Salve dunque, salve a tutti coloro che dovrebbero entrare, che sono entrati, che non sono entrati. Cazzo, salve. Momento che sto ancora facendo piccole cose. Ah, questi ragazzi. Aspetta, dove cazzo sta? Sbagliato. No, ragazzi, sto ancora settando un attimo le cose che stavo facendo prima, come ad esempio la registrazione su PC, tante belle cose. E intanto scrivo, sono in live. Non in love, porca puttana, no, dicevo. Bene, Mattia Fiorenza, ciao, ciao Mattia Fiorenza. Oggi siamo in live per una cosa abbastanza scialla, abbastanza tranquilla, diciamo una quarantina di minuti di live. Molto molto semplice perché non ho video per oggi, non avendo tempo. Quindi, niente, questo è quanto. Siamo su Destiny. Dicevo, siamo su Destiny e dopo andremo anche un po' sull'altro gioco. Grazie Alfonso, ti voglio tanto bene. Davvero, grazie a tutti ragazzi. E tanto sarà una cosa semplice 40 minuti. Adriano la fa sempre live. Dai, giovedì siamo sul mio canale sempre con Adriano. Penso forse anche Alex, non lo so. Comunque siamo qui su Destiny e poi dopo andremo forse anche su Dying Light. In realtà dovrei avere Destiny Re dei Corrotti, cioè ce l'ho, ma non ho Destiny normale. Quindi praticamente è una versione di prova, una modalità di prova. Non capisco cosa sia successo. E non posso andare più sopra il livello 7, diciamo così. Ciao Zero e ciao Mattia Fiorenza di nuovo. Bella a tutti, ragazzi. Io sono Favigeno, no? Lancio, lancio, vai. Come ho detto, quindi facciamo prima Destiny e poi andiamo anche su Dying Light fra poco, verso 20 minuti. Facciamo una missione e via, dai. Comunque, stavo registrando un episodio di Dark Souls 3 quando poi mi sono accorto che Audacity ha molte più funzioni. Quindi sto modificando la voce in modi indelebili. E tra un po' Sappiamo che sentirete una cose squadra strane. di guardiani in missione per l'orbita morta ha perso il Stai contatto vicino al zitto! vecchio Stai osservatorio zitto! Non mi Jester. interessa! Salta! Skippa Avevano tutto! trovato i Porca codici di una puttana! travola in grado di riconnetterci alle altre colonie del sistema. Se troviamo il loro Cosa? centric, forse possiamo attivarla. Ho paura di Zero, che palle! Che vuol dire, Alfonso? Sono troppo temerario? Incuto timore alle persone! Non lo so, andiamo avanti però. Skippa, dai, ti prego, che palle la storia! Dying Light, sì, è abbastanza carino. Si L'ultimo tratta contatto con gli Stai Spectre è avvenuto vicino zitto, porca all'osservatorio puttana. Jester. Andiamo e troviamoli. Sì, grazie. Dicevo, praticamente è un gioco di parkour in prima persona, però devi ammazzare anche zombie, cose del genere, molto molto figo, ma ovviamente ho scordato di togliere l'audio dalla PlayStation. Sono scemo, aspettate. Gesù! Ciao Gesù Cristo! Come va? Aspetti che devo togliere un attimo l'audio, sennò qua mi sentono e mi bestemmiano addosso. Dov'è? Volume della chat. Togli, togli, come si toglie? Ma vaffanculo. Ragazzi, sono un attimo così, inibito. Salve Gesù Cristo, comunque. Papa Francesco, ciao Papa Francesco. Come va? Papa Francesco vicino a Gesù Cristo, sei il mio idolo, mi fai un autografo? Ragazzi, voi siete scemi. Ma è per questo che mi piacete. Come cazzo si fa? Aspetta. Ragazzi, qualcuno ha un'idea? Come si fa a togliere la chat del gioco? Non lo so. No, non ne ho idea. Ecco, canale vocale? Che cazzo vuol dire? Non lo so. Mi sentono ancora. Ma che cazzo. Aspettate. Ma il like l'avete lasciato, se no mi puzza il cazzo. Vabbè, grazie Alfonso. Complimenti, Mattia Fiorenza. Bella cosa qui su questa live. Da quando ti ho visto su Telegram ho paura di te, lo so, sono molto molto cazzuto e cattivo. Comunque, per chiunque fosse in questa sessione, tipo quel tizio laggiù, Simuwagara, I'm do live, credo si dica in inglese. Che cazzo ne so. Ho messo like, figliolo, grazie Papa Francesco, grazie. Pregherò ogni giorno. L'ultima volta che sono andato a messa? Natale, Natale. No, dicevo, sono ACAB. Giusto, Mattia Fiorenza. Io non ho mai usato quel trucco, anche se so che esiste. Ma non l'ho mai usato. Bravo Papa, ti do un pugno. Ragazzi. Ah! Sono scemo, sì, sono scemo. Mi sono scordato i tasti, scusate. Come cazzo si mette la moto? Ah, ecco. No, dicevo, andiamo via verso l'infinito ed oltre. Come si fa? Ah, così. Vado! Vado! Sto andando! Sto andando, mi raccomando! Ah!
Perfetto. Ragazzi, dunque, la missione in questione è non lo so. Bene, lo sappiamo che diciamo. Grazie. Ah, mi spacco il culo. L'avviso, Michele, mi spacco la faccia. Ah, aiuto. Che figa la moto, sì, molto bella. Io nel frattempo. Ah, mammita, quella trota. Aspetta. Ti colpisco. Ti sto colpendo. Mamma mia, la potenza. E prendilo nel culo, però, porca. No, dicevo. Sì, Alfonso Rago. Colpisci il vandalo, ma vaffanculo, vandalo di merda. Che figa la figa, concordo, Papa Francesco. Ebbene. No. Sì, forse. Bene, schiattato. Signori, siamo troppo forti, eh? Che ne dite? Il mio personaggio, comunque, per chi non lo sapesse, è un mago. I maghi sono davvero cazzuti e cattivi in questo gioco, per questo mi piacciono. Papa Bond dovrebbe dire ste cose. Papa non dovrebbe dire queste cose. E in effetti, Papa, lei è un tantino strano. So che Papa Francesco ha detto che picchiava la gente a schiaffoni, però dai, non imitiamolo, ragazzi. Che cazzo sto dicendo? Mo' il Papa mi banna. Scherzo, ovviamente. Allora, dove dobbiamo andare? Torniamo passando che cazzo? Dai terreni di riproduzione dell'alveare. L'avanguardia dice che si stanno riversando in superficie e tengono i caduti occupati. Spettro del Minga, mi hai fatto cagare sotto. E ora balliamo. No, non indicare, balliamo. Non sederti, balliamo. Bravissimo. I'll up dance, bitch. No, dicevo, andiamo avanti. Allora, che ne pensi del nuovo Call of Duty? Infinity Warfare? Non lo so e non ho neanche visto il trailer. Non mi interessa Call of Duty, sinceramente. Neanche Battlefield, anche se, però, c'era la demo, quindi l'ho provata. Ma io sono un papa ACAB, concordo, papa. Lo so io. Bene, Alfonso. Se insulti mia madre... Aspetta, che hai scritto? giusto, Papa Francesco. Se insulti mia madre ti aspetta un pugno. Mi metti moderatore? Cosa? No, moderapeni no, Alfonso. Moderatore forse. Ho il cazzo duro. Va bene, Alfonso, va bene. Stai uscendo un po' pazzo. Dove cazzo sto andando? Che bello. Devo ancora capire come si toglie l'audio da qua, sta merda di gioco. No, questo bellissimo gioco che non capisco. Io vado a mangiare e poi torno, zero. Ok, ciao Mattia Fiorenza. Ci vediamo fra poco. Papa Francesco, lo farò. Il problema è che sono su PlayStation, quindi non posso mettere moderatore nessuno, a meno che non sia su PC. E non so come minchia si fa su PlayStation, quindi non posso. Dicono no. Dicono ok, vedi tu. Ragazzi, con calma, vediamo un po'. Nessuno sa come si tolga questa merda di voce della chat. Perché non capisco. Accesso automatico in solitaria, accesso manuale. Come funziona? Ah, non capisco un cazzo. Aspetta. Ragazzi, aiutatemi, vi prego. Sono nuovo di Destiny qua. Nuovo, sono livello 7, non è che sia proprio espertissimo. Mio Dio, non è vero, non sono in ombra, io... Sarebbe epico se fossi in home. Ciao comunque, Yub. Come va? Adri all'inferno, peccatore Alfonso. Andrai. Ma che cazzo, non so leggere neanche, sono scemo. Vabbè, comunque, salve a tutti coloro che sono entrati, a tutti coloro che non sono entrati, a tutti coloro che vogliono entrare. E vabbè, avete capito. TVP, papa, pure io. Andiamo. Allora, quello che so è che dobbiamo uccidere qualcuno, perché in Destiny si ammazzano persone e ovviamente mostri, boss, e chi più ne ha più ne metta. Quindi, do cazzo di bondà. Bella zero, ciao Nick, ciao, vabbè. Ciao Nick Piraz, come va? Siamo qui su Destiny e dopo andiamo su Dying Light. Fra poco, immagino. Ehi, vu, i suoni sono altissimi. Aspetta, devo leggere i commenti. Va bene, Ayub. Ma credo perché tu sei iscritto al mio canale. Sì. Ma vaffanculo, fammi parlare. Se ti disiscrivi e vai sulla home non dovrei uscirti. Questo credo sia ovvio. Adriano in home tu no. Lo so ragazzi, perché Adriano chiede like a manetta. Io invece non mi interessa molto, sinceramente. Fate l'amore, non fate la guerra, esatto. Ciao, bene, bene, ciao, ok Nick Piraz. Comunque ovviamente se volete mettere i like mettetelo, però non è che a 40 like andiamo qua e là. Come volete. Ah, morte agli impostori. Morte. Aspetta. Dicevo. Morte! Ok, morto. Ciao Carlo Tramo. Ciao, come va? Comunque, stiamo squartando gente a gogo. Papa! Così Alfonso Rago si intromette. Sì, però cazzo, quanti ce ne sono? Potrei utilizzare una bomba! Che potenza! Aspetta. È un like crabber. Esatto, Alfonso. Zero ora vado da Adri, torno da te. Ok, Ayub. Ci vediamo fra poco.
Se vi piace la figa, andate al paradiso. Papa Francesco, concordo, guarda. Ok, ciao, è bello. Sì, è bella. Cosa? Bene, grazie, tu? Bene, bene. Allora, dove si va? Salve, Bomber! Come va? Siamo tutti qua, ragazzi. Guardate, guardate che questa non è una live importantissima, è una cosa scialla così, perché oggi non metterò video, quindi sto facendo questa live con voi. Ovviamente, se entrate, mi fa piacere. Giovedì, mi raccomando, siateci tutti. Ma vaffanculo. Dicevo, siateci tutti perché siamo sul mio canale con Adriano e forse anche Alex a fare GTA 5, quindi mi raccomando, ragazzi. Vu la figa, che Dio la benedica, concordo, Alfonso. Buonasera, fratelli e sorelle. Bomber, wey. Ah! Ho preso un cannone a destra, va bene. Vado! Pentirai di esserti nato. Che cazzo ho detto? Ah! Mi stanno picchiando! Aiuto, ragazzi! Aspettate, utilizzo una tattica. Che tattica? Butta la bomba. Sono troppo forte a questo gioco, ragazzi. Schiatta. Buona siga, papa, buona siga. Vabbè, la madonna però, io scappo. Aiuto, gelsomino. Ah, non sei gelsomino. Scappo. Ah. Ok, no, dicevo. Peppino spara. Non è vero, non spara più, scappa Peppino. Non si picchiano i bambini, ciao Stefano. Obama mi ha scritto su WhatsApp e mi ha detto di salutarti. Va bene, grazie papa. Tanti saluti da Obama. Grazie ragazzi, mamma mia, come sono felice. Farai GTA 5? Lo faccio giovedì. Quindi ragazzi, chi vuole vedere GTA 5 giovedì sul mio canale, verso le 18, farò GTA 5 insieme ad Adriano ed Alex. Quest'oggi no, perché vi ho detto una live un po' così, un po' campata in aria sul momento. Quindi non farò cose spettacolari, parleremo semplicemente fra di noi e chiacchiereremo. Mamma mia, che verbo. Ti pentirai di esserti nato. Ti pentirai di esserti nato. Suona un po' strano comunque, Alfonso. Boh. Allora, Michele, Michele, spaccagli la faccia. Michele, ti spacco la faccia, d'avviso, eh. Dov'è? Eccolo, lo vedo. Ti sparo nella coscia. Pezzo le gambe. Vabbè. Ciao Roberto Russo. Ragazzi, ragazzi, che si fa? La vita è triste. Dove cazzo devo andare? Mi sono perso. Ah, qua, qua. Aia. Mammita. Lo sa, la sai, mammita? Mi sembra giusto. Mi sembra giusto cheat. Schiattate. Ragazzi, non so se questa missione la finiremo. Quasi quasi me ne vado adesso su Denglight. Che Destiny è un bel gioco, ma in compagnia, da soli, ci si potrebbe annoiare un po'. Ah, schiatta. Complimenti per il canale. Grazie, calmo Carlo. Scusa. Grazie, Carlo. Papa Francesco, stacca tutto, stacca, Satana, ci sta rintracciando. Oh, cazzo. Ragazzi, attenzione a Satana, mi raccomando. Ammucca mammita. Io scappo. Aspetta, arrivo in scivolata. In scivolata! Però non gli ho spezzato le cosce. Non oggi, Alfonso, giovedì. Oggi che cazzo di giorno, eh? Oggi è lunedì. Che vuoi tu? Sono in una radura tra alcuni edifici. Non mi interessa, dannato fantasmino. Oggi è lunedì, Alfonso. Noi la facciamo giovedì alle 18. Quindi sul mio canale si tratta. Sui canali degli altri, beh, quando c'è tempo io entro sempre a cazzo. Mi imbuco proprio nei canali degli altri. Faccio salve, vengo. Zero, Dio ti benedica, grazie papa. Gli spettri sono ancora qui, nelle mani dei caduti. Non è vero. Ma nel Vaticano c'è la droga? Chi lo sa, ragazzi. Oh, c'è un tizio. Tizio! Tizio! Aspetti! Wait for moment! Ciao! È scomparso. Perché? Perché mi vogliono male? Sentono che parlo e vanno via. Dannati. Allora, Stefano esiste già. Uscirai la faccia? Sì, credo. Cioè, l'ho uscita già parecchie live fa in realtà, però oggi non mi va, perché così, sapete com'è, quando mi va, quando non mi va. Alfonso, ma si chiamano a vicenda questi, Alfonso il Papa, sono in stretta comunicazione. Dove devo andare? Di qua. Va benissimo, amore, e profumi? Cosa? Grazie, Alfonso. Perché Alfonso dice sempre che puzza. Mi ha fatto cagare sotto sto stronzo. Cosa c'è qui? Del refrigerante. Continuiamo la caccia. Molto interessante. Ok, non dico niente. Attenzione ragazzi, mi sa che qui ci sono imprevisti. Stacco un attimo il microfono, mi stanno ammazzando. Aspetta, ho imprevisti vari, scusate. Momento, è acceso? Ok, il microfono dovrebbe essere acceso. RIP, no Bomber, ci sono, ci sono.
Vabbè, parlano tra di loro. Che rango sei in GTA? Sono rango 80, mi sembra. Perché ci ho giocato soltanto per 3 mesi, poi l'ho abbandonato e ora lo sto riprendendo. Non lo riescono ad ammazzare, infatti, sono troppo forte, mamma mia. Che c'è? Vai a cagare. Perfetto, allora, che ore sono? Tra un po' dovremo andare su Daylight, immagino. Dove cazzo devo andare? Fanculo questa missione, mi rompo il cazzo. Via, usciamo da questo dannato gioco. Ah, ah, Papa Francesco, sono cose personali queste, non si dicono. Bene, beh, comunque come si esce? Qua. Vai, disconnettiti da Destiny. Allora, adesso passiamo a Daylight, che è un altro gioco altrettanto interessante. Che non so chi potrebbe piacere, chi no, però ho già una serie attiva sul canale, che è appunto di Daylight. Sono l'episodio 13, mi sembra, per di là. E quindi vediamo un po' com'è. Ragazzi, aprirò un'altra live fra 2 secondi, quindi... nel culo, certo. Ciao Carlo Taramo, ci vediamo. Comunque ragazzi, venite tutti quanti sulla prossima live che aprirò fra circa 3 secondi, immagino, fra un minutino. E quindi a fra poco sulla prossima live. Togli il disco e vedi che esci. Prova 1, 2, 3, prova. Peppino spara. No, niente. Dunque, siamo tornati. No, dice Papa Francesco, così, a minchia. Va bene, Papa. Allora, siamo tornati qua. Penso che sia andata adesso la registrazione. Alleluia, dice Stefano. Stefano De Benedetti, salve. Beh, finalmente siamo su Daylight, sulla richiesta di alcune persone, quindi vediamo un po' dove ero rimasto. Qua, se non sbaglio. Sì, ero qui. Benissimo. Alfonso, vorresti farlo? Ci ho messo 2 anni per imparare almeno quello che so. Sono contrariato, dice Papa Francesco. Perché, ragazzi? Che succede? Non ha avuto l'effetto previsto. Il ministero lo ha semplicemente distrutto. Ma perlomeno ora Jade vuole collaborare di nuovo. Non è vero. Schippa, schippa. Grazie, Bomber. E poi ci sono cose sexy tra il Papa e Alfonso Raggo che preferisco non indugiare. Si chiamano sempre Alfonso, Papa, Alfonso, Papa. Dai, schippa. Ragazzi, di chi è questo account, comunque? Di chi è l'account Papa Francesco? Ci serve aiuto. È il tuo sogno? E impara, non è difficile. Cioè, sì, che cazzo è? Mi sto trasformando. Non mi interessa. Vi prego. Vabbè, lascia stare. Non vedo una sega. Aiuto, mi picchiano. Ok, vedo. Ah, perfetto. No, dicevo, è difficile, sì, però ci si può sempre provare. Non lo so, Stefano. Sul serio. Ah, bene, capisco, Papa. Molto interessante. Adesso capisco perché sei così in stretta comunione con Alfonso. Vabbè, comunque, andiamo avanti. Cosa vorreste vedere, ragazzi? Ci possono fare tante cose. Ah, nessuno ti vuole imparare. Si può imparare, ma qualcuno ti deve insegnare, ragazzo. E non so, non ci sono scuole? A me sono tipo a 5-6 km, quindi è un po' difficile. Va bene, Papa Francesco. Sono cose davvero misteriose. Vado! Sì, però scusate, ma questo rumore è un po' assillante. Abbasso un attimo l'audio. Volume, effetti, tutto. Esatto, Bomber. Bisogna sempre fare attenzione. Va bene, Papa. Adesso si scopre anche un politico. Via, andiamo. Do cazzo, che cosa fai? Perché? Vabbè, lascia stare. Immagino. No, a Salerno ci sono stato. Non mi sembra ci fosse niente di che. Però bisogna cercare, perché le scuole di solito di parkour non è che escono subito in bella vista, visto che non sono molto... Che cazzo è successo? Va bene, visto che non sono molto conosciute. Un politico? Zero morisse. Non lo so, Papa, sai che dico cazzate ogni tanto, quindi capita, capita. Ragazzi, cosa volete fare? Andiamo a fare una gara? Basti Gamers, certo, come no? Io da 2 più o meno. Comunque, chi lo sa, potrebbe essere veritiero. Ragazzi, dove devo andare? Non faccio le missioni principali perché ovviamente le faccio sul canale principale, cioè sulla serie principale. Quindi andrei a fare qualche missioncina secondaria. Dove si va? Mappa. Mappa. No, Papa, mi spiace. Non sono molto cattolico. Allora andiamo a fare una bella sfida. Questa qua. Dove cazzo... Ah, di là. Ok, perfetto.
Intanto faccio parkour. Vorreste fare parkour come quest'uomo, eh? Dite la verità. Va bene, Alfonso. Salve! No, diceva? Interessante. Ok, ci vediamo, Alfonso, fra poco. Dove sta la cosa? Non la trovo. È questa, una lapide. Ho scambiato un camino con una lapide. Ah, eccola. Diceva. Esatto, Bomber. Ah, va bene, papà. Però io ho trovato un poster che pubblicizza una sfida. Tu ne sai niente? Io no. Si è mutata Troy. Mi senti? È morta. Troy è fuori portata, amico. Ah, bene. Sono felice di spiegarti cosa sono quelle sfide. Vai, dica. Il mio nome è Bozak e pubblicizzo le mie sfide in tutta la città. Leggi le istruzioni e... Sai essere silenzioso come una nuvola e letale come una vipera? Io, Bozak, ti sfido a eliminare più zombie che puoi in perfetto stile ninja. Vabbè, questo è scemo. Silenzioso e letale, eh? Non disponibili. Che cazzo succede? Che succede? Ah, no! E vabbè, scappo. Ma perché in questi momenti? Aiuto! Troy, stacca, ci rintracciano! Bene. Sono un abile parkourista da quanto avete visto, ragazzi. Comunque si dice Tracer, ragazzi. Perché papà? Perché fa queste cose? Mi sento rintracciato poi, devo staccare tutto. Andiamo. No, che succede? Non capisco un cazzo quando è notte in questo gioco, perché non si vede un cazzo. Bene, sono salvo, non so in che modo. Ragazzi, comunque non so fino a quanto durerà questa live, perché vi ho detto una cosa abbastanza tranquilla, in cui parliamo semplicemente, non ci divertiamo chissà che. Ah, vai. Vai, ci sono su Telegram. Mi dica, papà. Sono pronto a seguire i suoi consigli. Comunque, andiamo avanti. Questi sono i cosi per stendere i vestiti? Non lo so. Via. Allora, cosa cazzo devo fare che di notte non si può fare niente qui? Ah, ci sono delle missioni secondarie. Andiamo qua. Per curiosità voglio vedere cosa si fa. Comunque, ovviamente, ragazzi, se vedete la connessione bassa, ovvero in 360p, è perché purtroppo la mia connessione non regge, quindi non posso utilizzare, diciamo, l'HD. Purtroppo no. Signora! Scusi, vado. Ah! No, m'hanno visto. Corri! Ci sono gli spuntoni, corri! Aiuto! Vabbè, qua mi sodomizzano, ragazzi. È la fine! Dove sto andando? Vabbè, lascia stare, va. Ok, ci siamo. Sono in rifugio, che culo! Non sapevo fosse un rifugio. Esatto, Bomber. Salve. Ha uno sguardo molto intelligente, lei. Mi dica! Posso fare un cazzo? Dove devo andare per la missione secondaria? Devo andare sopra. Attenzione. University. Ok, ci siamo. Dopo un ampio pellegrinaggio siamo arrivati. Ah, tu, dimmi. Bill, parla Mort Norris. Lavoravo al municipio. Interessante, prima del... skippa. No. Skip. Splendido. Ok. Devi solo raggiungere queste tre stazioni di pompaggio e attivare le valve. Non mi interessa. Ecco, ti faccio vedere dove sono. No, non mi interessa, ho detto. Sembrano i Vugun Pro sull'autostrada, cazzo. Comunque, dovrei... cosa sto facendo? Fermo, qui ci sono altre missioni secondarie qui in basso, quindi potrei raggiungerle... in questo modo. No, sta sopra adesso. Aspetta! Non riesco. Allora, dovrebbe esserci un'altra missione qui da qualche parte, ma non riesco a trovarla. Attenzione! Eccola, è questa! Non è vero, è una serranda. Vaffanculo! Vai! Rispondi! Dove? Aspetta, vedo. Pomeriggio, giustamente, perché si è fatto pomeriggio. Rispondi, vediamo un po'. Attenzione, ho scoperto che è il pontefice, ragazzi. Papa Francesco è qui e mi sta... Io segnalo come spam, vaffanculo. Pontefice, sei stato segnalato come spam, mi spiace. Comunque, facciamo la missione di questo tizio, ma non riesco a trovarle le altre. Dove devo andare? Missioni? Perso nello spazio? Vediamo. È lì. Vabbè, ragazzi, ci tocca un lungo pellegrinaggio, come sempre. Via! Che culo! Ero schiattato, sicuramente. Ciao, Mattia Fiorenza. Siamo adesso su Dying Light, come vedrai, perché ho deciso di cambiare gioco così, a minchia. Visto che non mi andava di fare l'altro. E come avrai chiesto tu, questo gioco è fatto in questo modo. In prima persona si fa abbastanza parkour e ci sono zombie da uccidere. Quindi davvero molto simpatico. Come storia non c'è male, anche se
ha i suoi alti e bassi. Comunque, qui c'è... No, non mi vede? Sono un albero. Sono un albero. Non... vabbè, ha visto, vaffanculo. Ah, corri! Perfetto. Crane, scappa. Sì, l'ho letti, Papa Francesco, li ho anche segnalate come spam. Quanto costa? Io l'ho preso in sconto sia il gioco originale che l'espansione a 30 euro. Però il gioco originale normalmente dovrebbe costare 60 euro. Poi ti consiglio qualche sconto. Perché... E che cazzo. Vabbè, perché sì, è molto interessante, però qualche sconto fa sempre bene. Andiamo. C'è l'acqua. Guarda che ninja. Neanche parkour, ninja direttamente. Perché mi segnali come spam? Perché Papa, lei è uno spammone. Così. In realtà non lo so, Papa Francesco. Andiamo. E non sale. Allora, devo dire che però la città è fatta bene, così come anche gli aerei che passano ogni tanto e che vogliono distruggere il mondo, se conoscete la storia. E allora io direi di fare una cosa pazza. Sono vivo. Che cos'è? Mamma mia. Ragazzi, guardate che bello. I bug. Bellissimo. Perché sono cosa fanno? Questa è arte, signori, questa è arte. Allora, ma su Play Store c'è la prova gratuita? Mi sembra di sì, infatti la feci anche sul canale un po' di tempo fa, non so se è ancora gratuita, ma dovrebbe esserci. Ti rivelo la mia identità, va bene Papa Francesco, sono pronto. Aspetto sul telefono. No, non esce niente. Vabbè, sono pronto uguale. E dai, guarda. Ci siamo? C'è un superstite! Ti aiuto io! Un rumore strano. Scusa, non era un superstite, mi sa che mi devo attrezzare bene qui. Come funziona? Mi sono scordato i tasti. Ah, c'ho la carabina. Salve. Stai scherzando? Sì. Scusi, aspetta, se ti becco. Ho una mira eccezionale, signori. Sì, gli uomini sono abbastanza facili da uccidere in questo modo. Allora ti faccio il glitch e lo scarico gratis a posto di comprarlo. Potresti farlo, Mattia? Ciao Giuseppe. Li scasso tutti, non preoccuparti, ci penso io. Con il mio mitra. Questo era Michele un tempo. Purtroppo è morto. 019 membri del canale Telegram. E infatti stiamo crescendo, ragazzi. Mi raccomando, chi non è iscritto al canale Telegram si iscrivesse, e il link è in descrizione in tutti i video e nelle informazioni del canale, per rimanere sempre aggiornato al canale e tutte le novità, cose del genere. Ti ho scritto su Telegram. Ah! Che culo! Mio Dio! Oh, salve. Dicevo, ti ho scritto su Telegram. Aspetta, leggo. Non è vero, scappo prima, che è meglio. Ah! Signore, lei è brutto. Aspetti. Vaffanculo. Scappo. Troppo difficile col mitra contro gli zombie. Povero Michele, concordo. Guarda che c'è anche Peppino, ragazzi, non dimenticatelo, Vado. Peppino spara, adesso possiamo fare. Salve. Peppino spara. Col rampino spara. E comunque vedo un attimo sul Telegram Papa Francesco cosa mi ha scritto, perché è una cosa davvero molto interessante. Mi ha mandato una foto. Non è vero. Papa Francesco, non mi scrive lei. Mente. Davvero? Peppino. Esatto, Mattia Fiorenza. Peppino spara. Comunque, dove cazzo devo andare? Mi sto perdendo. E infatti sto sbagliando strada. Sono un genio. Allora. Via. Questo rampino è molto utile anche per scendere. Certo, la fisica non è un'opinione, ma... Ehi. Andiamo. Allora, questa missione consiste nel... non lo so, però la faremo perché siamo molto intelligenti. Dico... guarda la fisica di merda di sto gioco. Ah, cosa succede? Signora? Vado a cacare. Cosa? Chi è quello? Chi cazzo sei tu? Da dove esce? Hai un telefono ritardato? Sì, Papa. Ma c'è anche il muro... Aspetta. Devo leggere bene. Che cos'è? Aspetta. Mattia, che cos'è il Multiply N? Qual è il mio contatto su Telegram? Abbiamo un gruppo su Telegram nel quale puoi vedere anche il mio contatto. Iscriviti alla pagina che c'è nelle informazioni del canale, oppure sotto gli altri video, sotto questo no perché mi sono scordato di metterlo. E beh, poi ti aggiungo io, e semplice. Ti scrivo un messaggio allora, vai Papa. The Dark Power TV. Ciao Zero, sono Shot Powered, ti ricordi? Sì, mi ricordo di te. Perché hai cambiato profilo? O forse nome? Non lo so, comunque mi ricordo di te. Andiamo. Stiamo andando a fare una missione in Dying Light, per cazzeggiare più che altro. Il multiplayer, sì, c'è Mattia, ed è appunto, diciamo, puoi fare la coop con altri.
Che cazzo sono? Non lo so, vedete, io me ne vado, aspetta. Dicevo, sì, c'è sia la coop e sia zombie contro uomini, sempre in coop. O contro, versus. Sono già nel gruppo, ok Stefano. Beh, allora è semplice. Perché hai fatto questa domanda? Lo sai chi sono? Vabbè. Perché non puoi, Papa Francesco? Cosa succede? Mi sto buggando? Probabile. Vabbè, Papa, faccia come vuole, insomma. Beh, mi sono fatto male, come non si sa. Dove cazzo devo andare? Rampino invisibile. Esatto, ragazzi. Allora, siamo vicini all'obiettivo. Ciao Alfonso Rago, è tornato. Sono John Cena. Tatara, no, niente. Dovrei metterlo quell'effetto ogni tanto nei video, ci sta. Ah, ok, siamo arrivati. Grazie, signor onnipotente. Dalla finestra, ci provo. Ci provo. Guardate sulla sinistra. Uno di vita? Ma porca troia. Usa. Merdaccia. Ti ho scritto su Telegram, ma non ti arriva il messaggio. Perché mai? C'è la connessione Scrouts. Cosa fa? Signora, non si butti! È ancora presto! Aspetta, vai a cagare a te. Aspetti? Perfetto. Dice, signora! Dov'è la signora? No! Sono arrivato tardi! Vabbè, scappo allora a sto punto. Ragazzi, siamo in 10. Salve a tutti coloro che si sono uniti. E stiamo facendo questa missioncina nel frattempo, anche se mi sono perso. Chi è? Aspetta. Vieni qua. Perfetto. Me ne vado. Che palle, ho dovuto aiutare mio nonno mezzo alla terra? In mezzo, credo. Ok, va bene Alfonso. Fai bene. Cosa succede? Mi è arrivato il messaggio, mi sa, eh? Chi c'è qua? Nessuno. Papa Francesco mi ha scritto. Zero. Papa, aspetti che la rispongo. Momento. Shish, Salvatore Mansueto. O comunemente Camorra. Ho aperto il canale. Ah, hai aperto un canale che si chiama così, ok. Signora, però ho sparato in testa. Ok, perfetto. Va bene, shot Powerade. Era ancora giovane, povera Peppina. Che palline. Allora, siccome mi hai segnalato, non posso scriverti. Vabbè, sono un genio, Papa Francesco, lo sanno tutti questo. Allora, andiamo giù, perché giù è la missione. Eccomi. Scusi. Aspetta, meglio se cambio arma, direi. Facciamo col macete. Molto meglio. Però schiatta. No, ce ne sono troppi. Entro abusivamente. Entro. Aiuto. Aspetta. Peppino, t'avviso, eh. Rimani là. Ma questo, aspetta, lo conosco. Questo era un tizio della missione secondaria. Vabbè, comunque. Lo so, Salvatore, ok. Grazie. Giura, Mattia Fiorenza? Cosa? La pipì è buona. Va bene, Alfonso. Certo, Mattia. A chi non piace? Vai ora sul gruppo. Ci provo. Ah, sul gruppo è scritto bravo Papa. Ah, aspetta, mi stanno sodomizzando. Grazie Papa Francesco, la bestemmerò ogni giorno da adesso in poi. Comunque, aspetta. L'avevo notato, l'avevo intuito Papa Francesco. Anche perché non c'è nei commenti, quindi. Sammy, che... sono il signor Crane. Sei lì dentro. Cosa sta succedendo? Non farmi male. I bug di questo gioco sono fantastici, comunque, ragazzi. Esatto, Roberto Russo, concordo tantissimo. Comunque, ragazzi, fra una decina di minuti finiamo. Vorrei soltanto capire come cazzo si fa sta missione, perché è complicata. Bellissimi bug, vero Papa Francesco? Comunque, andiamo. Sì, molto bomber, molto. Fate anche nel panino, ragazzi. Cacca e pipì nel panino. Avete dei gusti strani. Ok, che ninja. Questo non è un tracer, è un ninja direttamente. Signora! Che schifo! Ci ho provato. Grande Papa, questo Papa, dannazione, mi fa sempre perdere. Comunque, devo tornare... Aspettate, faccio una cosa molto interessante prima di farla. Ah, ok, è vicina, grazie a Dio. Cosa? Stefano, è semplice. Allora,
Aspetta, sì, soprattutto la pipì di Zero, è esatto, molto molto interessante. Praticamente, Mattia, sei sul gruppo o sul canale? Perché sono due cose diverse. Guarda, guarda come spamma. Ragazzi, bannatelo, non c'è moderatori, cazzo. Non posso bannarti neanche, che tristezza. Ora vado, ciao papa. Cosa succede? Aspettate, con calma. Che Dio vi benedica. Panino al dildo, una specialità di cata, di cata. Va bene. Di casa, ah ecco. Questo Roberto Russo è molto interessante, molto intelligente, va bene. Sul gruppo, ragazzi, uno alla volta, non capisco niente, c'è Giovanotti bot qua, sul gruppo. Sei sul gruppo, va bene Stefano, allora praticamente vedi un mio messaggio, tipo adesso invio un messaggio, scrivo cacca. Molto interessante. Adesso praticamente basta andare sul profilo della mia immagine, cliccarci, fine. Semplice, ti scrivi, cioè scrivi. Molto molto semplice. Comunque, Nesta DJ, vado a preparare il pranzo, Dani. Ciao, ciao Giuseppe. Anche io dovrei andare a mangiare, ma non credo, cioè non so quando. Molto interessante. Stefano Benedetti, sì. Ok. Visto? Era molto semplice. Comunque devo andare là. Ci prova! Mamma mia che rampino. Neanche Spider-Man. E vabbè, questa missione mi sa che sarà molto complicata. Eh sì, tutti di solito ci hanno da poco questo programma, però ho scoperto che è molto interessante. Infatti come gruppo molto meglio questo che Facebook, diciamo come riunione. Infatti una cerchia più ristretta. Chi vuole, ovviamente, come ho già detto, il canale è nelle informazioni degli altri video o nelle informazioni del canale, nella descrizione. Cosa domani, Alfonso? Cosa? Grazie Zero. Prego Roberto, perché? Vado, resta vicino. Ah, c'è un rifugio inattivo, allora esploriamolo. Perché no? Ah, che cazzo fa? Aspetti, le do una mano. Vada. Non volevo fare questo. E vabbè, è uguale. Ah, anche tu, va bene. Che aggressività. Zero, tanti saluti da Gesù e da Dio. Ma vabbè, c'è anche Spirito Santo adesso. Ragazzi, quanti contatti avete, per l'amor di Dio? Spirito Santo, Gesù, manca soltanto Dio adesso, ragazzi. Gesù Cristo, dov'è quando serve? La nazione, sta sulla live di Adriano, mi sa. Comunque, devo andare là. Vai, siamo qua. Adesso riproviamo, ok? Devo chiamare al telefono, mi sembra. Perché aveva fatto quella scena così strana. Dove devo andare? Forse devo... Trova Sammy. Sammy? Sammy, è nell'armadio. Esci da lì, dannato Sammy. Uno, dice Alfonso. Cosa uno? Ah, va bene Alfonso. Sentiamo i rumori probabilmente. Dove sei, Sammy? Nel frigorifero. Ti vogliono mangiare? No. Non lo trovo. È abbastanza difficile. Dovrebbe essere sicuramente un armadio. Oh, attenzione. Ho preso una registrazione. È qui. Scassiniamo, ci penso io, c'ho tanti grimardelli. Eccolo, lo sapevo io. Ciao Dio, come va? Tutti bene? Quante live hai acceso comunque per fare queste cose? Incredibile. Ah, Sammy, sei qui? Ti hanno chiuso dentro? No, niente. Allora, a me ci sono persone della chiesa. Prima Gesù Cristo, ora Spirito Santo, ora c'è pure Papa Francesco. E poi c'è anche Dio, ragazzi, non scordatelo. Alfonso, scappa, scappa. Urla Peppino, vedi che ti lascerà in pace. Tutte le volte, eh sì Roberto. Eccolo Sammy. Manca solo la Madonna. Lasciami in pace. Non lasciare queste idee che qua lo fanno. Lo posso picchiare? Guarda quanto è brutto. Mamma mia. Sì, l'avevo capito Dio. Tommy, non preoccuparti, non ti farò del male. Piccolo, è tutto a posto. Sammy, Tommy, come cazzo ti chiami? Mio papà sta male. Ha detto che si stava ammalando anche lui e che non poteva più proteggermi. Ha detto di non uscire dall'armadio, altrimenti mi faceva male. Ma che sarei stato al sicuro più tardi, perché si sarebbe scordato di me. Tuo padre ti ha salvato la vita. Ma dov'è? Non c'è più, Sammy. Era già troppo tardi per lui ormai. Ora però devo riportarti da tua madre. Mi manca così tanto. Alfonso, va bene, anche io lo faccio ogni tanto. Sono Crane. Ti ascolto. Ho un bambino qui con me. Se l'è vista brutta, avrebbe bisogno di un po' di aiuto. Tra 5 minuti arriverà qualcuno. 5 minuti, contati. Possiamo riportarlo da sua madre alla torre?
glielo porterò di persona se necessario. Cazzo. Grazie. Non ho il rampino. Missione completata, ragazzi. È stato abbastanza semplice, devo dire. Molto semplice. Cosa? Come Stefano... Allora, adesso te lo mando io il messaggio, facciamo prima. Ci sei sul gruppo, no? Parli ogni tanto, perché... Mi pare che... Credo tu sia sul canale, non sul gruppo. Aspetta, adesso controllo. Ci sono ancora 19 membri. Ragazzi, iscrivetevi al canale Telegram, che è importante. Avviso sempre di ogni cosa lì. E infatti, vediamo un po' se riesco ad aggiungerti normalmente. Anzi, ti mando direttamente il link. Aspetta, ci penso io. Membri... Stefano, eccolo qua. Ci posso scrivere? Ciao. Fatto. Ora sicuramente saprai scrivermi. Comunque, Dio... Vabbè. Ragazzi, ma non scrivete ste cazzate. È strabico sto tizio. Eh sì, Mattia. Vorrevo farlo, Alfonso. Sì, però, Dio traditore che... Ragazzi, non create questi cazzo di account così. Perché The Dark Power? Non so neanche che video fai. Comunque, ragazzi, no spam, no bestemmie e no iscrittori cambi. Perché fate sempre queste cose? Dannati voi. Non posso neanche bannarvi, purtroppo. Non è che ve lo volessi fare. Che cazzo è? Mi hanno sputato addosso. Bomber, ti copiano. Allora, ragazzi, io ho finito questa missione. Non credo di continuare per molto, perché molti dovranno andare a mangiare. Anche io dovrò andare a mangiare. Quindi parliamo un altro po' e poi... Semplice, chiudo la live. Canale di YouTube. L'avevo notato, cioè l'avevo capito, da Dark Power. Però non puoi spammare sotto il video di altri così. Zero, ti iscrivi al canale di Zero GP? Certo, perché no? Sono tornato, figliolo, ciao papa. Non ci credo, grazie. Prego, Stefano. Vabbè, bastava scrivere. Francesco sia il papa. Grazie papa, ci aiuti molto. Oh, c'è un fumo rosso, andiamo lì e poi finiamo il video, ok? Perché comunque, come vi ho già detto, ho fatto questa live così semplice, veloce, per chiacchierare un po', e soprattutto perché oggi non usciranno video, visto che ieri non ho avuto assolutamente tempo di montarli e niente, né di registrarli. Però per domani uscirà. Santo cielo! Che cazzo è? Dicevo, domani uscirà Dark Souls. La pipì è una merda, Adriano fa schifo. Va bene, Alfonso, va bene. Spider, mi dica. Tu sei Crane. Ho visto la tua faccia sui manifesti. Devi aiutarmi. E che no. È successo? Gli uomini di Raiz mi hanno colpito. Anch'io sono un random. Non ci credo. Beh, quasi. Senti, sono messo male. No, schifo. Vicino. Me la caverò. Posso ammazzarlo? Pensa solo ad aiutare Dan. Ah, ma quale rifugio? Per tutto ciò che conta. Guarda Papa Francesco, come... bravo, arrabbiati, picchialo, anche se sono tutti la stessa persona. Vabbè, comunque, ragazzi, credo voi abbiate tipo 6-7 contatti e siete tutti qui in live a guardarla, non lo so. Comunque, niente, mi sa che le prossime missioni secondarie le farò per conto mio. Punti interrogativi? Cosa? Ma chi? Ma cosa? Perfetto, Dark Power, non potevi andare peggio. Perché nascono tutti questi canali che fanno Clash of Clans o queste cose qui? Sono inutili! Non ho Papa Francesco, ok, Alfonso. Tutti le stesse persone, ma lui è lo Spirito Santo. Sì. Lui è lo Spirito Santo, è Dio, Gesù e anche lo Spirito Santo, giustamente. Ovviamente sono cose che devi fare tu, Dark Power, però ti do un consiglio, non sono cose molto belle da fare, soprattutto su YouTube, perché sono tutte uguali, non c'è sfizio, è un canale in più che fa le stesse cose. Io cerco di differenziarmi in quello che faccio, anche se i gameplay sono fatti dappertutto, però cerco di fare cose un po' più strane, diverse. Allora... No, sono quel blasfemo di merda! Sì, Papa Francesco, purtroppo ti sei contraddetto. Gli sconosciuti, vogliamo un altro episodio di Skyrim? Lo farò, credo di sì, perché tra poco, su PC ovviamente non mi regge molto, quindi non penso di farlo, ma tra poco, quando uscirà per PS4 e avrò un po' di soldi, proverò a prendere Skyrim per PS4 alla remastered e farò tanti gameplay, ma tanti si intende tanti, e tutti uno più divertente dell'altro, senza seguire troppo la storia. Quindi non preoccupatevi, arriverà anche quello, e anche GTA 5. Va bene, Alfonso? Va bene.
tutti pazzi qui. Ragazzi, comunque, penso vada bene così per il momento. Spero che la live vi sia piaciuta. È stata una live, come vi ho detto, abbastanza tranquilla, nel quale abbiamo chiacchierato, cose del genere. E l'ho fatta perché non avevo video sul canale. Mi raccomando, siateci tutti quanti per giovedì, perché ci sarà una live con Adriano sul canale e insieme anche ad Alex, forse. Alex non lo so, non gliel'ho ancora chiesto. Ad Adriano però sì. Quindi, beh, come al solito iscrivetevi al canale Telegram se non l'avete ancora fatto, link in descrizione degli altri video e qualsiasi altro video, credo, solo questo no, anzi quando verrà editato sì, cioè caricato. Eh no, purtroppo dobbiamo andare a mangiare tutti Papa Francesco. Alfonso no, non si fanno queste cose. Che altro dovevo dire? Ah sì, se volete ovviamente mettete mi piace, condividete, commentate ed iscrivetevi. Ovviamente questo video verrà tolto, nel senso monterò questo video insieme a quello precedente per fare una sola live, quindi tutti i mi piace, le visualizzazioni eccetera eccetera verranno azzerate, quindi quando sarà caricato, se volete, rimettete mi piace. Bravo Alfonso, vedi? Tutti con te Alfonso. Comunque, ragazzi, detto ciò, ci vediamo alla prossima live che sarà giovedì e al video che uscirà domani di Dark Souls 3. Questa settimana farò, penso, Far Cry 4 e spero di finirlo in fretta perché stiamo facendo troppe serie e spero di cominciarle delle nuove prima o poi. Bene, ragazzi, ci vediamo alla prossima, spero la live che vi sia piaciuta. Ciao, ciao a tutti! Aspetta, sono ancora nelle informazioni del canale perché sono scemo. Impostazioni, interrompi trasmissione. Ciao ragazzi, e lascerò un altro minuto di tempo perché arrivi il messaggio.